La musica di Tommaso e Filippo Traetta da un lato, le pubblicazioni editoriali dall'altro. Riparte così il Traetta Opera Festival con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, che lo scorso giovedì ha suonato nell'Episcopio della Cattedrale. C'è un grande entusiasmo, una grandissima energia e devo dire sono veramente orgoglioso di dirigere una delle eccellenze del nostro territorio musicale. L'occasione è stata propizia per presentare un lavoro fatto di pubblicazioni sia discografiche che librarie, che danno luce all'attività dei nostri compositori, artisti che hanno arricchito il patrimonio culturale e musicale sia cittadino che internazionale. La nostra è un'attenzione proprio direi quasi statutaria. Noi cerchiamo di puntare sulla pugliesità. Quella di stasera è una delle possibili declinazioni, diciamo, di un lavoro di ricerca che ormai dura da tantissimi anni. Devo sempre citare in tutti i miei discorsi il Centro Studi Musicali, che questi pionieri che all'inizio degli anni 90, non musicisti, hanno portato l'attenzione di tutta la comunità verso i nostri autori. Noi abbiamo semplicemente raccolto questa eredità, questa tradizione e continuiamo cercando di fare il meglio, innanzitutto sui nostri autori, cercando di farli ascoltare da noi, fuori, all'estero, dappertutto, con un lavoro anche, diciamo, il più scientifico possibile di ricerca e di esecuzione e anche un lavoro discografico. Abbiamo potuto davvero realizzare questo progetto di incidere sul disco tutto ciò che realizziamo con oltre 40 eventi all'anno, quindi un modo anche per lasciare traccia che mentre gli eventi vengono consumati, invece sui CD la musica e sui libri, ma soprattutto sulle revisioni delle opere, e può essere poi fruito anche dalle future generazioni. Quindi siamo molto felici di questo. La cultura del Traetta Opera Festival è stata esportata anche a Tokyo e Madrid. I dischi prodotti da una casa discografica molfettese e le pubblicazioni sono disponibili in cataloghi internazionali. Una filiera virtuosa dunque che porterà anche alla realizzazione di un vinile celebrativo del festival e della musica pugliese. Dopo questi momenti drammatici c'è il rilancio, c'è la rinascita, c'è il rinascimento, e viene bene quando parliamo di arte, di cultura, di spettacolo, e quindi ripartiamo da dove abbiamo lasciato, da dove eravamo rimasti. Il Traetta Opera Festival è uno di quei festival, come ho avuto modo di dire in più occasioni in questa fase di riaperture, importante, significativo, è stato definito di nicchia, ma di una di quelle nicchie che fanno formazione del pubblico, che valorizzano il territorio, che valorizzano i contenitori culturali, che oggi valorizzano anche un repertorio straordinario, perché le pubblicazioni presentate questo pomeriggio sono anche il risultato di una ricerca scientifica, accademica, che dà profondo valore culturale alle iniziative.